adesso veniamo a parlarvi di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi di Uomini e Donne. Diciamocelo francamente. Sono l'unica coppia che è andata bene negli ascolti, dobbiamo dirlo. Anche se ho notato che i fans di Uomini e Donne si stanno molto affezionando anche alle coppie formate da Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino, e Luigi Mastroianni e Irene Capuano. Ma come vanno le cose fra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi? Beh, diciamo molto bene. I due sono sempre insieme, girano molti video su Instagram e insomma danno veramente l'impressione di divertirsi molto. Diciamo che hanno un unico problema, ed è legato ai luoghi dove abitano. Infatti Claudia è di Viterbo, mentre Lorenzo Riccardi è di Milano. O meglio, è originario della Puglia. Quindi bisogna un attimino farsi due conti. E a leggere cosa ha detto Lorenzo alla rivista Uomini e Donne Magazine, se le sono fatti e come. Sentite infatti cosa ha dichiarato l'ex tronsita di Uomini e Donne. Dichiara Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne Magazine: è inutile continuare a fare avanti e indietro. Stiamo talmente bene e ci lasciamo i nostri spazi che non ha senso aspettare altro tempo per prendere questa decisione. Ma per il resto, i due si sono scoperti veramente uguali, infatti dichiara sempre l'ex tronsita di Uomini e Donne. La sua giornata è uguale alla mia e ci siamo trovati in grande sintonia, dichiara Lorenzo Riccardi. E conclude dicendo: pur non ritrovandomi nel mio contesto abituale, non è stato per nulla difficile stare ai suoi ritmi. Io ve lo dico, secondo me Claudia c'ha i poteri per essere riuscita a farlo rigare dritto, voi che ne pensate?